essere qui così numerosi questa sera, ma grazie soprattutto ai benemeriti che verranno premiati quest'oggi. Grazie per l'esempio che avete dato e continuerete a dare alla nostra comunità. Un esempio che parte dal fatto che ciascuno di voi ha reso la propria professione un'arte. Ciascuno di voi ha scelto di condividere il proprio tempo con il tempo degli altri, ma soprattutto ha creato un piccolo miracolo per questa nostra comunità. Ed è per questo che questa sera abbiamo scelto di dirvi grazie. Grazie in modo plateale, davanti a tutti. Ed è ancora di più per me un orgoglio poter consegnare a voi questa benemerenza, questa sera, nell'ambito di una mostra evento, I Volti della Grande Guerra, che è stata inaugurata lo scorso sabato. Perché con questa mostra noi abbiamo voluto ricordare i reduci e i caduti della Grande Guerra, ma soprattutto abbiamo voluto rendere omaggio a Belgioioso e ai suoi cittadini. L'indiscusso protagonista di questa mostra, e quindi vi chiedo a questo punto di concedermi solo due parole, l'indiscusso protagonista è Sergio Bollani con i suoi disegni monumentali e la grande squadra che ha scelto di collaborare con l'amministrazione comunale per ricordare tutti i caduti e i reduci di Belgioioso del primo conflitto mondiale. Loro sono cittadini di Belgioioso che si sono messi ancora una volta al servizio della comunità per ricordare uno spaccato della storia della nostra città. Come vi dicevo, parlo di Sergio Bollani, ma parlo anche di Linda Giussi, di Claudia Terna e di una squadra di cittadini veramente volenterosi a cui chiedo voi di regalare un applauso. Un applauso poi che meritano anche la Post Scriptum Orchestra, composta da molti cittadini di Belgioioso che hanno esordito lo scorso sabato e che ci regaleranno ancora una volta il loro spettacolo, grande richiesta da molti che li hanno potuti ascoltare, domani sera. E poi un applauso al nostro quarto basistico Santa Cecilia, che tutti ci invidiano. E dare valore a tutto questo, dare valore per cercare di sconfiggere tutte le paure e la politica della distruzione. Allora ancora una volta un applauso per tutti voi e chiedo poi al consigliere regionale Roberto Mura di porgere a voi il saluto di regione, una regione che non fa mancare mai il proprio sostegno a noi in tutti gli eventi culturali e non che noi portiamo avanti per voi cittadini di Belgioioso. Grazie Sindaco, grazie dell'invito, grazie a tutta l'amministrazione comunale. Io porto il saluto di Regione Lombardia e devo dire che sono orgoglioso di poterlo fare oggi in una occasione come questa, un'occasione importante per la vostra città, per ricordare quello che sono eventi storici avvenuti un secolo fa, ma che tante conseguenze hanno portato alla vita anche personale di tanti di noi. Credo che sia veramente un riconoscimento importante di quello che è la storia fatta dai nostri genitori, dai nostri nonni, da chi è venuto prima di noi. E poi con un certo orgoglio, mi fa piacere, di questo vi ringrazio tutti, il sindaco e tutti voi, di avermi reso partecipe, avere la possibilità di partecipare da protagonista a un momento importante, la consegna di benemerenza dei cittadini di una comunità. Significa riconoscere il valore della propria gente, riconoscere il valore degli atti, delle opere svolte da ciascuno di noi, piccole o grandi che siano.
E in questo si riconosce il valore, lo spirito importantissimo, che è alla base di quello che devono essere gli elementi per una serena convivenza, lo spirito di comunità, sentirsi appartenente a una comunità, orgogliosi di appartenere a una comunità, deve essere quello che forma ciascuno di noi e lo porta a potersi rapportare col mondo intero. Se non si ha il senso di comunità, il senso di appartenenza, è difficile poi tutto il resto, è difficile potersi raffrontare con quelli che sono gli avvenimenti che ci circondano e viverli in maniera partecipe, critica e comunque da protagonisti. Per cui complimenti per l'iniziativa, veramente ringrazio di cuore di avermi invitato e poter essere qui da protagonista con tutti voi a festeggiare questo momento importante, che è un momento di ricordo con la mostra e di riconoscimento per quello che ciascuno di voi fa per la propria gente. Grazie, Dio benedica. Attestato della civica benemerenza con medaglia d'oro, benemerito per scienze, lettere, arti e cultura. Dottor Fabio Ivan Pigola. Che ha avuto il coraggio di coltivare in modo esemplare la sua passione, trasformandola in arte, diventando un importante autore letterario, nonché fondatore della casa editrice Divergente. C'è chi mi ha aiutato a fare tutto ciò. Senza qualcuno che è da questo pubblico io non avrei potuto realizzare niente, nemmeno me stesso. Quindi grazie a tutti. Benemerito del mondo del lavoro e della produzione, Giuseppina Manini. Gestendo da oltre 10 lustri il suo storico negozio, La Forneria. Con la produzione della famosa torta sabbiosa, contribuisce a dare prestigio al nome di Bengioioso in tutta la provincia di Pavia e non solo. Mariuccia Duca Bossi. Che con parole semplici, dettate dal cuore, compone poesie che parlano di Bengioioso, che evocano spaccati di vita vissuta e che raccontano la bellezza dell'animo del volontario. E che sa dedicarsi alla cura e al sostegno di ogni anima fragile, donando l'intero ricavato della vendita dei propri componimenti al reparto di oncologia pediatrica della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Vorrei ringraziare tutti
quelli che hanno comperato i miei libri, perché senza di loro questo non sarebbe stato possibile. E il regalo più bello è vedere un bambino guarito e il sorriso che ha il dottore quando vede che sta bene. E io faccio tutto questo per quello, solo per quello. E quindi aiutatemi sempre fino a che posso. Così aiuteremo quei bambini. Benemerito per attività sportive, Luigi Riccardi. Per aver fondato la rinomata scuderia Belgioioso, per la sua carriera da gentleman driver, che lo ha portato a concorrere a gareggiare in Italia e all'estero, raggiungendo grande notorietà e prestigiosi traguardi che hanno fatto conoscere il nome della nostra Belgioioso oltre i propri confini. Benemerito per atti di abnegazione civica e impegno nella pubblica amministrazione, dottoressa Chiara Broglia. Perché giorno dopo giorno, con passione e amore, si pone al servizio dei suoi pazienti, conciliando la qualità delle prestazioni professionali svolte con l'attenzione all'importante aspetto umano. Un esempio concreto di buona sanità. È così che il reparto di cure palliative del nostro presidio ospedaliero continua ad essere riconosciuto quale fiore all'occhiello dell'intero Basso Pavese. Collabora con me e che si spende senza riserve sul piano professionale e anche soprattutto sul piano umano. Il presidio di Belgioioso è grande, è prezioso perché vi lavorano persone preziose. Poi permettetemi un ringraziamento particolare alla mia famiglia che è la mia forza. Grazie. Oltre alle 5 benemerenze, ha scelto di dare un riconoscimento ufficiale a una importantissima realtà del nostro territorio. Questo riconoscimento ufficiale viene dato ai militi della Croce Azzurra. Che contraddistingue la loro missione, poiché è l'opera da loro prestata per l'intera comunità, con umiltà, impegno e dedizione, è una testimonianza tangibile di generosità, altruismo e di alto valore sociale. Ringraziamo tutta l'amministrazione comunale per questo riconoscimento. Sicuramente saranno contenti i miei che sono qua, quelli che non ci sono e quelli che tuttora sono in servizio,
Quattro anni fa, quando sono entrato in questa associazione, non la conoscevo, non sapevo cos'era, ma adesso so che è un'associazione veramente importante, non solo per il Belgioioso, ma per tutti i comuni limitrofi, tutta la provincia anche, e capisco veramente il lavoro fatto dai fondatori e spero che questo riconoscimento possa darci la forza di continuare e che spero che molte persone si avvicinino a quella che è la Croce Azzurra, perché è veramente importante. Grazie, e allora direi che possiamo cominciare il concerto.